Pronto? Ufficio personale? Sì, salve, salve. Ok, sì, può chiedere. Lei ha partecipato al concorso che stiamo facendo? Sì, benissimo. È idoneo in graduatoria. Bene, bene, mi domandi pure. Sì, abbiamo attinto ovviamente dalla graduatoria per l'assunzione dei primi due vincitori. Come ha visto nel bando, erano previsti due posti e ovviamente la graduatoria poi rimane in vigore. Per quanto tempo? 2 anni. Noi aderiamo alla tesi per la quale anche nei comuni la graduatoria dura 2 anni, sa, c'è stata anche una recente pronuncia della Corte dei Conti, è molto dubbio, però abbiamo in via cautelativa utilizzato questa soluzione, anche perché fra l'altro probabilmente la esauriremo molto presto. Sì, lei è idoneo al decimo posto, ok, quindi ha ancora 7 persone davanti a sé, i due vincitori, più altri 7 idonei. Allora, le spiego, noi probabilmente, non le posso dare sicurezza, abbiamo intenzione di cedere la graduatoria ad altri enti, è inutile, diciamo, tenerla per noi. Sicuramente non prima di 6 mesi, un anno, perché ovviamente i due vincitori hanno il periodo di prova, normalmente va bene, è quasi impossibile che non vada bene il periodo di prova, però eventualmente dovesse succedere qualcosa, ci riserviamo di attingere alla graduatoria, non solo uno dei due ha diritto alla conservazione del posto, quindi dopo il periodo di prova potrebbe scegliere di tornare nell'ente di appartenenza. Quindi sicuramente prima di 6 mesi, come fanno tutti gli enti, non cediamo la graduatoria. Una volta che sono trascorsi i 6 mesi, valuteremo se è il caso, visto che se i due vanno bene, si consolidano e rimangono senz'altro, non avremo necessità a breve nel piano assunzionale, non abbiamo previsto assunzioni l'anno prossimo né quello successivo. Quindi cederemo la graduatoria. Eh sì, diciamo agli enti che ce ne fanno richiesta, non abbiamo esigenze particolari, ovviamente quelli in zona preferibilmente. No, no, non c'è limite. Se ci viene chiesta la graduatoria anche da un'altra regione, noi siamo in Toscana, possono chiederci dalla Sicilia alla Valle d'Aosta, noi valuteremo, non abbiamo nessuna limitazione, l'unico vincolo è che sarà onerosa, nel senso che l'ente che si convenziona dovrà pagare per attingere alla graduatoria, perché ovviamente noi abbiamo speso per fare il concorso, ma generalmente fra enti pubblici non ci sono di questi problemi. No, 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 assolutamente. Allora, lei può tranquillamente mandare le sue manifestazioni di interesse agli enti per indicare che è idonea nella nostra graduatoria, in modo tale che questi enti possano mandarci le loro richieste. Noi le mettiamo da parte e quando decideremo ricontatteremo gli enti per cedere la graduatoria. No, no. In quel caso lei non ha una priorità, perché una volta che cediamo la graduatoria, l'ente che l'acquisisce ovviamente deve iniziare a chiamare secondo l'ordine di graduatoria, non può chiamare direttamente lei. Quindi quei 7 davanti a lei saranno chiamati in via prioritaria. Se rifiutano, oppure magari hanno già vinto altri concorsi e quindi quando arrivano a lei, diciamo, diventa la prima, sarà chiamata. No, 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 non può l'ente decidere di fare una scelta puntuale. Certamente se lei, che ne so, abitasse in Valle d'Aosta, appunto, o in Sicilia e un ente di queste due regioni ci chiedesse la graduatoria e attingesse la graduatoria, probabilmente quelli davanti a lei difficilmente sono di quella regione e quindi avrebbe probabilmente più chance che scorra velocemente verso di lei, ma questa è un'eventualità. Sì, nessun problema. Lei può tranquillamente vedere lo scorrimento della graduatoria sul nostro sito. Noi abbiamo l'obbligo di pubblicare in amministrazione trasparente, nella sezione concorsi, l'indicazione di a che punto è la graduatoria. Quindi lei adesso troverà che i primi due sono assunti, la graduatoria è attiva e c'è il primo degli idonei che potrebbe essere chiamato. Di niente, assolutamente. Quando vuole chiami pure. Arrivederci.